Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TV giornale di Telestense di lunedì 7 agosto. Ovviamente un'ampia pagina sarà dedicata alla questione di Codigoro. La tassazione più alta era solo una provocazione, ma ho avuto già modo di ribadirlo. I controlli sulle strutture che ospitano i profughi saranno attuati appena si spegnerà questo clamore. Rimane ferma sulle proprie posizioni la sindaca di Codogoro, Alice Zanardi, che comunque attende gli esiti della riunione del direttivo locale del Partito Democratico prevista tra poche ore. A Tiziano Tagliani risponde: non si liquida un sindaco eletto democraticamente dai cittadini con un tweet. I miei principi sono quelli di sinistra, vengo dal mondo del volontariato e quindi il mio primo principio è proprio quello dell'accoglienza e della solidarietà. Questo proprio lo dico a scanso di equivoci e di strumentalizzazioni politiche, come ad esempio tessere che mi vogliono essere recapitate. Io sono molto lontano da quel pensiero lì, assolutamente. Come ho già detto, ero andata dal prefetto perché la mia comunità era in difficoltà, perché comunque avevamo già raggiunto un numero superiore di profughi rispetto a quello che era previsto e mi è stato risposto che non si poteva praticamente far nulla e quindi io credo che anche lo Stato non si renda conto dell'impatto che hanno questi arrivi su delle piccole comunità come quelle che possono essere le nostre. È stata una mattinata anomala quella vissuta dal comune di Codigoro in una giornata d'agosto meno afosa di quelle precedenti. Nei pressi del municipio è stato tutto un via vai di giornalisti e telecamere, tutti a voler intervistare la sindaca dopo l'annuncio sulla tassazione più alta e sui controlli ai privati che ospitano i profughi nel comune. Una posizione quest'ultima dalla quale comunque il primo cittadino non arretra. Abbiamo deciso così, io, il vice sindaco e tutta la mia giunta di fare questi controlli, controlli che sono dovuti e quindi credo che non ci sia assolutamente nulla di male. Probabilmente l'unica cosa ho sbagliato quando ho parlato di tassazione, come dicevo prima, e come ho detto ormai all'infinito era semplicemente una provocazione perché volevo mettere un punto a questa cosa. Tra l'altro nei giorni a seguire si sono susseguite anche le richieste di alcuni cittadini per mettere a disposizione le case e io volevo solo cercare di mettere un punto e di trovare una soluzione ad un disagio che i miei cittadini stavano manifestando. I controlli sono partiti? No, i controlli finché ci saranno le telecamere non partiranno perché voi state invadendo il mio comune e quindi qui diventa anche una questione di ordine pubblico, quindi in questo momento c'è tutto fermo per questa ragione. Questo è un comune che accoglie, come ho già detto. Io, anzi, abbiamo dei progetti di integrazione che vogliamo realizzare, ma non solo. Vengono qui anche tutti quelli dei comuni limitrofi per i corsi di alfabetizzazione. Non credo che l'accoglienza però voglia dire di metterli in una struttura che magari non sia adeguata, oppure dove c'è uno sfratto esecutivo in corso, oppure in case famiglia. Un annuncio del primo cittadino di Codigoro che sta spaccando il Partito Democratico in due, soprattutto dopo l'intervento del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, che con un tweet ha ben specificato che nel PD non c'è posto per entrambi, una situazione che potrebbe trovare qualche risposta in più dopo il direttivo che si terrà nella sede del partito in via Roma tra poche ore. E credo anche che però che non si possa buttare fuori un sindaco attraverso un tweet, un sindaco che è stato eletto dalla propria gente. Con le persone si parla, si fanno degli incontri, credo che questo dovrebbe essere il modo di affrontare la questione del Partito Democratico e del resto anche Renzi ha detto che ho sbagliato, ma comunque anche lui dice aiutiamoli a casa loro. Il tweet ne ho ricevuti talmente tanti, anche, potete andare a vedere anche sulla mia pagina Facebook, c'è di tutto e di più. Ma stasera che cosa farete al direttivo? Cosa emergerà? È un direttivo locale, quindi vedremo che cosa si deciderà. Io sono disponibile e pronta a parlare con tutti. Grazie. Ma come risponde la comunità di Codigoro? Siamo d'accordo con la nostra sindaca. Queste le dichiarazioni dei concittadini della sindaca Alice Zanardi che questa mattina Telestense ha raccolto proprio davanti al municipio di Codigoro. La sindaca ha ragione a respingerli, come ha fatto Gorino e come ha fatto altri. Lei li vede in giro? I profughi, li vede in giro i ragazzi, i giovani? Tanto sì. E poi c'è di bello che ti passano il telefono, come arrivano? Attrezzati con telefonino che io non mi permetto di comperarlo.
bicicletta, vestiti bene e da mangiare. Tutta, a mezzogiorno arriva il pulmino a portarli da mangiare. Ma per quanto tempo devono andare avanti con questa storia qui? Secondo lei devono lavorare? Lavorare non c'è il lavoro. Sì, quel po' che c'è sono richiesti da persone che li speccano su. Gli danno niente di stipendio e chi guadagnano sono le cooperative. Se la sua sindaca adesso fa un passo indietro, cosa ne pensa? No, fa male perché la sindaca è stata votata da noi e deve eseguire quello che sono i regolamenti. Lei ha votato per questa sindaca? Sì. Sì, ho votato per questo sindaco e sono dalla sua parte, perché comunque superata la soglia della legge, che era il 2,5 per mille, non va bene, basta, si è superata e non va bene. Ecco, però c'è adesso questo problema interno politico e quant'altro, lei che ne pensa da cittadina? Io da cittadina penso che non sia una questione politica, ma una questione per tutelare i cittadini, questo penso. Ma la situazione qua a Codigoro è così drammatica, ci sono dei problemi? Problemi è che comunque continuano ad arrivarne sempre. Noi giriamo, andiamo a prendere un gelato, andiamo nei nostri parchi, noi vediamo solo di quelle persone lì ormai e quindi vuol dire che si è superata la soglia. Sono troppi, bisogna tagliare. Io concordo con sti controlli e tenere sotto controllo questa situazione perché non se ne può più. Abbiamo delle nostre persone che chiedono l'elemosina, che vadano a vedere anche sui nostri lidi, persone italiane che chiedono loro l'euro, però i nostri zero, agli altri sono tutto concesso. Lei ha votato per questo sindaco? Sì. Quindi lei la sostiene? Sì. Ma secondo me questa qua è stata solo una provocazione, come poi ha confermato anche lei, però secondo me se la poteva un po' risparmiare e fare magari qualcosa di più concreto per i cittadini, per il paese. Secondo me di migranti sì, ce ne sono veramente tanti, si vedono ovunque. La sera, la notte non si riesce più a fare un giro tranquilli, che insomma comunque si incrociano, non fanno niente di che, però insomma ci sono veramente tanti, cioè non si sa come gestirli, non si sa come trattare insomma questo argomento, c'è molta confusione, disinformazione e questo sicuramente non va bene. Ho sentito che ha fatto questo passo indietro e secondo me anche lei in primis non si aspettava questa reazione, non si aspettava che andassero così le cose e adesso sicuramente staranno cercando di capire anche loro come agire dopo questa affermazione. Non si fa attendere la voce delle opposizioni di Codigoro in Consiglio Comunale, il Movimento 5 Stelle di Codigoro appunto si scaglia contro il sindaco e dice non è una vittima e non sta agendo per il bene della comunità, questa è una questione che finirà a tarallucci e vino, dicono i grillini codigoresi, in quanto la sindaca Zanardi, scrivono in una nota, ha fatto parte del sistema PD e continuerà a farne parte. L'annuncio del suo provvedimento infatti è solo propaganda. Interviene anche la lista civica Obiettivo Comune che per voce di Marcello Guidi dice non possiamo che essere d'accordo con il sindaco, non vogliamo che Codigoro diventi il GAD. E stasera la questione, come avete già sentito nel servizio, verrà affrontata all'interno del PD con un direttivo della sezione comunale di Codigoro a cui, secondo i contatti intervenuti sabato fra sezione comunale e provinciale, stasera dovrebbe prendervi parte anche il segretario provinciale del PD Luigi Vitellio, che oggi lo abbiamo intervistato proprio sulla questione. Allora, sentiamo. L'accoglienza è un tema complesso e difficile che non si può affrontare dando risposte semplici e facendo provocazioni che si allontanano dai valori del Partito Democratico. Dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del sindaco di Codigoro Zanardi a fronte dei chiarimenti della stessa, il segretario provinciale del PD Luigi Vitellio oggi usa toni più morbidi e coglie l'occasione per sottolineare come sia giunto il momento per la politica di assumersi la responsabilità di un problema delicato che tocca il cuore delle comunità. Sicuramente prendo positivamente il passo indietro sul tema della tassazione. Sul tema dei controlli però bisogna essere molto chiari. I controlli vanno effettuati su tutti perché la sicurezza
sicurezza è di tutti, non solamente per chi accoglie o per chi è accolto. Se c'è la volontà, la necessità di fare dei controlli, un sindaco non li minaccia, li fa perché li deve fare nel suo mandato, ma controlla tutto perché c'è appunto la necessità che la sicurezza sia di tutti, perché sennò rischia di essere letta come una minaccia, ed è sicuramente una cosa che non accetto nella maniera più forte e categorica. Noi abbiamo bisogno sostanzialmente di mettere in campo delle azioni sempre più forti sul tema dell'accoglienza, lo sappiamo, però su alcuni principi non possiamo assolutamente trattare. Noi sappiamo che dobbiamo salvare tutte le persone, perché ogni vita è importante, sia che sia in mare sia che sia in terra, e questo lo dico prima da padre che da segretario del Partito Democratico. Dall'altra parte è chiaramente importante mettere in campo delle azioni serie. La prima è quella dell'equa distribuzione dei richiedenti asilo su tutta la provincia. È impensabile che ci siano comuni che oggi decidono politicamente di non accogliere. È un dovere istituzionale e tutti lo devono fare, perché dall'equa distribuzione diminuisce la pressione sui comuni. Dall'altra parte noi dobbiamo capire che la politica non deve semplicemente fare da megafono a sentimenti che ci sono tra la nostra comunità, ma deve saper guidare la propria comunità verso qualcosa di migliore e più importante, perché proporre delle soluzioni che non portano i risultati sperati rischia di aumentare il disagio di una comunità. Oggi si accoglie tanto, ma si accoglie con strumenti antichi, aggiunge Vitellio. Sarebbe importante anche per i dirigenti del PD che si mettessero in gioco con progetti strutturati per guidare fenomeni che, se non vengono guidati, costituiranno sempre un'emergenza. Perché come un'emergenza ormai le comunità da tempo vivono la questione accoglienza, ed è forse anche per questo che il sindaco di Codigoro ha voluto lanciare un segnale forte e accendere i riflettori sul tema. Ne è convinto il PD di Codigoro, che in questi giorni è sempre rimasto accanto alla Zanardi sostenendola. Le sue dichiarazioni sono state da molti strumentalizzate, afferma la segretaria comunale del PD Nella Ronconi. Lo stesso nostro partito non ha colto l'essenza del provvedimento che, dice, era rendere noto il disagio e le difficoltà di una comunità. Un tema di cui sicuramente discuteranno questa sera nel direttivo comunale del PD, al quale sarà presente anche il segretario provinciale Vitellio. Allora, sono tante ovviamente le repliche, gli interventi che si sono susseguiti nel pomeriggio dopo le ultime dichiarazioni del sindaco di Codigoro, a parlare dal consigliere regionale del PD Paolo Calvano, che in un post su Facebook nel primo pomeriggio dice: la sindaca di Codigoro ha annunciato stamane che non ci sarà nessuna tassazione differenziata e che farà i controlli che sono di sua competenza. La ritengo una correzione di linea utile che ci consentirà, insieme a tutti gli altri sindaci in prima linea sul tema migranti, di andare alla ricerca di soluzioni proponibili e praticabili. Ieri c'è stato però un altro appello, scrive sempre Calvano su Facebook, quello di Tiziano Tagliani, il quale giustamente ha detto che i valori non sono un optional. Condivido totalmente quell'appello, dice Calvano, non si può fare politica senza valori. Confido che la conferenza programmatica del PD ci consenta di parlare certamente di cose da fare, ma dentro però un sistema di valori che sia solido e condiviso. Ne interviene ovviamente anche il consigliere economico ferrarese, nonché ex assessore al bilancio del comune di Ferrara, dunque nella giunta Tagliani, Luigi Marattin. Marattin nel suo post su Facebook, diciamo così, si scaglia anche contro il sindaco Tagliano. Alice Zanardi ha dato una risposta sbagliata ad un problema reale, scrive Marattin, un problema tra i più complessi dei nostri tempi, su cui tanti fanno demagogia, su cui invece il governo ha recentemente cambiato marcia, scrive Marattin. Poi però aggiunge una dichiarazione appunto contro il sindaco, un tweet del sindaco Tiziano Tagliani trasmesso ieri attraverso appunto Twitter: o io o la Zanardi, diceva Tagliani. Frasi come o io o lei o nel PD di Ferrara non c'è posto per tutti, dice Marattin nel social, mi sembrano oggettivamente fuori luogo, indicative di un continuo nervosismo che non credo faccia bene al clima. E infine Marattin attribuisce nel post, e non senza mezzi termini, che la colpa è del caldo registrato in questi giorni.
E poi ci sono gli interventi del centrodestra regionale, a partire da Lanfabbri, che tuona ovviamente contro il PD e contro il sindaco Tagliani. Il capogruppo regionale del Carroggio parla in pratica di spaccatura del PD. Sindaci di diverso colore ci stanno dando ragione, dichiara Fabbri, che poi attacca Tagliani. Il sindaco di Ferrara invece dimostra di essere miope di fronte ai problemi dei cittadini. Interviene anche la coordinatrice provinciale di Forza Italia Paola Peruffo. Il nervosismo dentro il PD è cosa conclamata, scrive la Peruffo in una nota aggiunta in redazione. Inoltre, da quanto vedo, l'animo ribelle dentro il partito è tutto al femminile. Fa una lunga lista di sindaco che appunto era in quota PD, a partire da Angela Poltronieri di Mirabello, a quella di Yolanda di Savoia e Elisa Trombin, fino appunto a parlare della Zanardi, e dice: sono sempre maggiori le difficoltà dei sindaci che si trovano a dover gestire la collocazione dei migranti imposte dalle prefetture a causa di un governo succube di un'Europa che chiude porti e confini. Allora, chiudiamo qua questa pagina appunto di Codigoro, staremo a vedere che cosa succede stasera in questa riunione prevista appunto nel paese del Basso Ferrarese. Parliamo di maltempo, perché ieri sera, insomma, verso l'ora di cena, tutto il Ferrarese è stato colpito da una tromba d'aria. Vediamo. Il maltempo ha colpito anche la nostra provincia, da Cento fino al mare, e danni più ingenti si sono verificati nel Basso Ferrarese. Ostellato, Migliaro e Migliarino sarebbero le zone più colpite. Per l'Alto Ferrarese il forte vento e la pioggia, a tratti anche grandine, ha creato non pochi problemi anche nel centese. Per un quarto d'ora, verso le 20 di ieri sera, una tromba d'aria ha provocato danni e disagi in tutta la zona fra Ostellato, Rovereto e Medelana. Il forte vento ha battuto alberi e lampioni e, men che non si dica, diverse strade provinciali sono diventate impraticabili. Vigili del fuoco, Polizia Municipale del Comune di Ostellato e Carabinieri sono subito intervenuti per monitorare la situazione, ma i lavori di sgombero sono durati fino all'1:30 di notte, fa sapere il sindaco di Ostellato Andrea Marchi. Siamo a conoscenza di molti danni subiti in alcune vie residenziali, commenta Marchi, che ha praticamente coordinato tutta la notte le operazioni di sgombero strade e ha così permesso di far tornare alla normalità la circolazione nell'intero territorio. Il forte vento, oltre ad aver danneggiato le strade principali, ha portato via parabole, divelto camini e sollevato tegole dai tetti delle abitazioni. Per qualche ora, fino alle 23, la cittadinanza è rimasta anche senza energia elettrica. Danni anche all'acquaparco di Migliaro, qui il vento ha sradicato alberi e causato qualche danno alle strutture. Il maltempo poi si è spostato verso il mare. Il forte vento, che ha anticipato la pioggia battente per circa un'ora sui lidi, ha creato non pochi disagi agli ambulanti che si trovavano soprattutto a Lido di Pomposa. Meno pesante invece la situazione ai lidi sud, Estensi e Spina, già colpiti duramente dal maltempo nelle settimane passate. Il caldo africano dei giorni scorsi sembra dunque darci una tregua. Da oggi, infatti, per via di una ventilazione nord-orientale che ha provocato i temporali di domenica sera, l'aria sarà più fresca e le temperature più consone al periodo, dice Ferrara Meteo, la pagina Facebook di appassionati di meteorologia. E a una settimana esatta da Ferragosto vediamo che cosa prevedono per il nostro territorio. Sentiamo. E attualmente si può dire che il Ferragosto si può passare intorno alla media della climatologica del periodo, quindi di metà agosto, quindi temperature calde però non eccessive come stiamo vivendo in questi giorni. E poi una prima linea di tendenza potrebbe essere un ritorno di temperature più alte del periodo nell'ultima parte di agosto, però adesso non si possono sapere i dettagli, se farà molto caldo come adesso oppure un po' di meno, insomma c'è da attendere ancora un po' di giorni.
Cronaca, ora 7 giorni di permanenza in un 8 albergo della città senza pagare, per questo 3 persone bolognesi, una donna di 49 anni, 2 uomini, un 27enne e un 52enne, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta. La titolare dell'albergo infatti ha chiesto ai 3 di saldare il conto, 922 euro totali, ma a quel punto i 3 hanno tirato fuori scuse che hanno indotto il titolare della struttura a far intervenire la Polizia di Stato. Il 52enne, mentre veniva accompagnato fuori, è poi andato in escandescenza affermando che avrebbe potuto pagare, ma non subito, e per questo è stato accompagnato in questura per i controlli. Lui, come i suoi compagni, sono poi risultati avere dei precedenti per truffe e anche per insolvenza fraudolenta. Ed ora parliamo delle aperture serali, visite guidate, tariffe ridotte per Ferragosto. Il Castello Estense non solo non chiude, ma rilancia una serie di iniziative. Vediamo quali. Visite guidate, aperture serali, aperitivi con vista sul centro cittadino, iniziative per bambini e famiglie, ma anche gite notturne in barca e ingressi a tariffe ridotte. A Ferragosto il Castello Estense non solo non va in ferie, ma propone alla città e ai turisti una serie di iniziative per farsi scoprire. Venerdì 11, lunedì 14 e venerdì 18 agosto sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30 con tariffe scontate. Oltre a visitare il percorso museale, nell'orario serale il pubblico potrà anche valutare diverse proposte. Visite guidate a partire dalle 19.30 con aperitivo nel Giardino degli Aranci. Alle 20.30 inizieranno invece i percorsi giocati per famiglie e bambini dai 5 agli 11 anni, con giochi, indovinelli, racconti e la ricerca di particolari, dettagli nascosti nelle sale del castello. Alle 21.30 un approfondimento speciale sulla mostra L'Arte per l'Arte. Un programma questo che sarà uguale per le serate dell'11 e del 18 agosto. Il 14 invece alle 19.30 ci sarà una visita guidata tematica dal titolo Donne a corte, l'altra faccia del potere. Al termine, aperitivo finale nel fresco della sera nella magica atmosfera del Giardino degli Aranci. Dalle 20 alle 22.30 tour in barca nel fossato del castello per ammirare il monumento reso ancora più affascinante dall'illuminazione notturna da un insolito punto di vista. Alle 20.30 il castello invece ospiterà un vero e proprio gioco dell'oca a squadre per bambini dai 5 agli 11 anni. Infine, alle 21.30 sarà possibile di nuovo accedere alla visita guidata speciale della mostra L'Arte per l'Arte da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione, per cui bisogna rivolgersi all'info Point del castello stesso. Ed ora parliamo del Festival Internazionale di Recitazione che si è tenuto in questi giorni nella campagna di Copparo a Villa Mensa, si è chiusa ieri. Vediamo. La terza edizione della Tenda Summer School si è conclusa da poche ore. Siamo qui con Stefano Moroni, l'ideatore e il direttore artistico. Volevamo sapere se ci può fare un bilancio di questa edizione. Il bilancio è più che positivo, è stata una terza edizione veramente per noi in qualche modo rivoluzionaria, perché sono aumentati i ragazzi. Abbiamo iniziato questo evento, la realizzazione di questa idea 2 anni fa con 20 ragazzi dall'Italia e dalla Spagna. L'anno scorso siamo arrivati a 38 ragazzi dall'Italia e da 3 paesi europei. Quest'anno i ragazzi erano ben 52, soprattutto dall'Italia, da 4 regioni differenti, ma anche da 5 paesi europei, oltre all'Italia, quindi dall'Austria, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Gran Bretagna, la Scozia, e la Spagna, e anche ragazzi che arrivavano oltreoceano dagli Stati Uniti. E si sono aggiunti per questa edizione 6 eventi serali molto importanti. C'è stato un ospite internazionale, Lorenzo Richelmi, l'attore protagonista della prima e seconda serie prodotta da Netflix, Marco Polo. C'è stata una prova aperta finale bellissima sopra un palco. Cioè, tengo a precisare che anche le strutture sono aumentate. Come vedete qua dietro c'è un photocall molto importante, c'è stato un palco di legno realizzato sotto il portico rinascimentale, un palco che è stato realizzato all'interno della corte di Villa La Mensa, e c'è stato anche il manifesto ufficiale prodotto e stampato come se fosse photocall sopra il palco di legno nel porticato rinascimentale. Quindi sono aumentati gli allievi, sono aumentate le ore di formazione, sono aumentate le strutture, sta aumentando anche il pubblico serale, sono aumentati gli eventi, quindi credo che abbiamo realizzato un prodotto unico, un evento unico, e questo ci fa molto piacere, anche perché
Veramente l'evento si è concluso da poche ore, eppure già molti ragazzi, molti genitori ci stanno scrivendo per dirci che è stata l'estate più bella dei loro figli, l'estate più bella di questi ragazzi. Siamo solo all'inizio, c'è ancora un grosso potenziale sia nell'idea della Tenda Summer School che nel complesso edilizio di Villa La Mensa. Con i futuri restauri siamo sicuri che potremmo accogliere ancora più ragazzi, più adolescenti da tutto il mondo. Allora, l'amministrazione comunale di Copparo fa sapere che il transito sul ponte di Via Guardia è vietato ai mezzi pesanti che devono obbligatoriamente prendere la deviazione sulla provinciale 24 di Alberone. Ed ora alla SPAL con Patron Colombarini, che sigla delle collaborazioni con sponsor importanti ma chiede la collaborazione a tutto il tessuto economico cittadino. Sentiamo. Servirebbero tante aziende con lo spirito di RF Group. Eh sì, è vero, con RF Group abbiamo un rapporto che ormai è cominciato 3 anni fa, è continuato e continuerà molto probabilmente anche per l'anno prossimo, anche per quello successivo. Da quando siamo arrivati abbiamo cercato questo tipo di collaborazioni con aziende locali, perché credo che sia importante cementare il più possibile il rapporto tra la città e la squadra. Questo passo va in questa direzione. RF Group è un partner solido, importante, e siamo orgogliosi anche di poter abbinare alla SPAL il marchio della BMW sulle nostre maglie anche per quest'anno. La conquista della Serie A cosa ha comportato per quanto riguarda la ricerca dei partner? Ha dato da un lato, ha favorito la ricerca di partner, perché comunque in Serie A si può offrire una visibilità sicuramente superiore a quella che si ha in Serie B. Dall'altro lato però, essendo anche una categoria molto più onerosa, richiede che anche le aziende che vogliono avere un certo tipo di visibilità siano poi disposte anche a spendere qualcosina in più, e questo devo dire non è ben visto da tutte le aziende ferraresi. Però siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto fino adesso, delle trattative che abbiamo in corso, e sono convinto che raggiungeremo quegli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio della campagna. Sulla schiena dei giocatori della SPAL campeggerà il marchio RF Group. Situazione invece per quanto riguarda quello che potrebbe essere, o quelli che potrebbero essere gli sponsor principali, ovvero quelli che troveranno spazi sulla parte anteriore delle maglie. Sì, lì abbiamo un po' di trattative in corso sia con aziende locali che aziende nazionali. C'è la possibilità di scrivere 2 loghi sulla maglia oppure uno solo, e anche quello di dividere il campionato in serie di partite. Stiamo valutando con le trattative in corso quale potrebbe essere la soluzione migliore. Semplice, ha detto, speriamo arrivi qualche altro sponsor, perché mi servirebbe qualcosa anche nell'organico. Ma Semplice vorrebbe vedere altri giocatori più che altri sponsor. È ovvio che i costi di gestione di un campionato come questo sono molto alti, e tutto quello che riusciamo a raccogliere sia dagli abbonamenti che dalle sponsorizzazioni verrà reinvestito nella squadra. Quindi anche noi siamo fiduciosi di raggiungere gli obiettivi che siamo prefissati, e sono convinto così che Vagnati possa avere qualcosa a disposizione per poter portare a termine qualche altra operazione prima della conclusione del mercato. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci, buona serata.